Bentornati, pace e bene a tutti. Oggi, 17 gennaio, ricordiamo Sant'Antonio Abate. Ascoltiamo la sua storia. Antonio nasce a Coma, in Egitto, verso il 250, da un'agiata famiglia di agricoltori. Verso i 18-20 anni rimane orfano, con un ricco patrimonio da amministrare e una sorella più piccola da crescere ed educare. Ma attratto dall'ammaestramento evangelico, se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Decise allora di dare quello che aveva ai poveri, riservando per lui e per la sorella solo poche cose, ma dopo poco tempo diede ai poveri anche ciò che gli rimaneva, trasferì la sorella in un monastero e lui si ritirò a fare una vita da penitente nel deserto. Antonio si dedicò alla vita ascetica e contemplativa, mangiava quel poco cibo che si procurava, dormiva sulla nuda terra e consumava in ogni modo il suo corpo con rigorosissime penitenze, ottenendo così la vittoria sul demonio. Ma le prove non cessavano. Nel chiedere sostegno ad altri asceti che lo incoraggiavano, confermò con più forza la sua scelta eremitica. Decise di vivere prima in una grotta vicino al villaggio di Coma, e poi si spostò verso il Mar Rosso. Affrontare un'ascesi così austera non era cosa semplice e non tutti potevano viverla perché si rischiava di andare fuori di testa. Non era il caso di Antonio. Veniva attaccato dal demonio che gli dava consigli per spingerlo verso l'esaurimento fisico e psichico e per disgustarlo dalla vita solitaria. Ma l'eremita Antonio resistette e acquistò con l'aiuto di Dio il discernimento degli spiriti, ossia la capacità di riconoscere gli spiriti maligni dalle vere presenze angeliche. Col tempo Antonio accolse le tante richieste di persone che volevano diventare suoi discepoli, che incominciavano ad abitare vicino a lui. A loro il santo raccomandava la custodia del cuore perché si potesse rimanere vigili e attenti a discernere il bene dal male, la costanza, le esortazioni vicendevoli e la pratica delle virtù. I suoi discepoli tramandarono alla Chiesa la sua sapienza raccolta in 120 detti e in 20 lettere. Nella lettera 8, Sant'Antonio scrisse: «Chiedete con cuore sincero quel grande spirito di fuoco che io stesso ho ricevuto, ed esso vi sarà dato». Morì il 17 gennaio del 356, all'età di 106 anni. Quella di Sant'Antonio è un'esperienza di vita molto virtuosa, una santità molto molto profonda, soprattutto nella rinuncia a quelli che sono stati i suoi beni materiali, le sue ricchezze. Lui inizia subito a cercare la solitudine, il Signore nel deserto, e quando si accorge che attorno a lui inizia a generarsi un po' di calca, un po' di folla che lo cercava, subito decide di cambiare posto e di ritornare nella solitudine e nella povertà più profonda. Questo deve solleticare un pochino la nostra coscienza nel cercare di capire quanto in effetti anche noi siamo assetati e di cose materiali e anche di una certa approvazione da parte della gente. Ci fa piacere il complimento, ci fa piacere l'adulazione. Prendiamo quindi ispirazione da questo santo di oggi, cercando di rifuggire innanzitutto quei contesti dove siamo osannati. Perché? Perché sostanzialmente il cristiano sa che ogni complimento, ogni esaltazione che ci viene dall'altro è un po' una piccola bugia, perché è il Signore
quello che ci conosce veramente, in tutti i nostri peccati, ma soprattutto nella nostra grande bellezza. Quindi perché lasciare il compito alle altre persone di celebrare la nostra bellezza? Lasciamoglielo fare al Signore, che è una lode da parte del Signore alla bellezza che riflettiamo di Lui, che è veramente piena, ma soprattutto è vera. È vera quella delle persone, sempre un po' interessata e mai fino in fondo affidabile. E poi le ricchezze, quante cose noi vogliamo avere, quanti piccoli capricci. Pensiamo all'ultima cosa che abbiamo acquistato, che vorremmo acquistare. Siamo un po' rivestiti di bisogni e quando poi capiamo che abbiamo tra le mani la cosa che abbiamo tanto desiderato, poco dopo arriva la prossima necessità. Questo purtroppo è un meccanismo che sappiamo trasmettere molto bene anche ai più piccoli, che quindi imparano il meccanismo del consumismo. È un vero peccato, perché poi troviamo l'anima che è affogata da bisogni che in realtà non ha. Sappiamo bene qual è l'unico grande bisogno, quello di Dio, l'unico che riesce a dissetare il nostro cuore. È molto importante quindi educare i giovani a questo. Quante pressioni hanno per esempio i giovani affinché siano bravi a scuola e riescano ad avere una carriera poi importante, un'affermazione nella loro vita. E poche volte però noi li ricordiamo che anche lo spirito va nutrito. Poche verifiche facciamo affinché stiano facendo questo. E anche Padre Pio si esprime appunto sull'educazione da dare ai giovani quando dice: per quanto riguarda la formazione da dare ai giovani, l'educazione della mente, mediante buoni studi, ecco, bisogna procurare che vada sempre accompagnata questa educazione della mente all'educazione del cuore e della nostra santa religione. Educazione della mente accompagnata da quella del cuore e della nostra santa religione, perché quella, senza di queste, da una ferita mortale al cuore umano. Ecco, allora ci insegni Sant'Antonio a rifuggire dall'acclamazione delle altre persone, dai nostri bisogni che non sono bisogni, e ci renda vigili all'educazione dei più giovani, non solo l'educazione della mente, ma anche quella del cuore e della nostra fede cristiana. Sant'Antonio prega per noi.